Siamo live a quanto pare. Buongiorno eroi e benvenuti. Benvenuti al consueto appuntamento con Benessere Oltre. Benessere Oltre si chiama così perché è oltre la concezione del benessere riferita a un determinato settore della nostra vita. Qui si parla di benessere a 360 gradi, che include varie aree della nostra vita, non solo l'alimentazione, ma anche la cura del corpo, come ci nutriamo. Come trattiamo questa navicella spaziale che ci trasporta e ci consente di vivere un'avventura che, per quanto ci è dato di sapere, potrebbe essere l'unica che abbiamo? E quindi capite bene che è estremamente importante riflettere sul modo migliore per prenderci cura della prima persona importante davvero nella nostra vita. Se non amiamo noi stessi per primi, non possiamo spargere semi di amore e di consapevolezza a chi ci sta intorno. Se non abbiamo noi stessi coscienza di quanto siamo belli e luminosi e di valore, non possiamo far sapere agli altri quanto sia altrettanto bello accorgersi della propria luce. Comunque, fatto questo preambolo, questo è l'appuntamento settimanale dedicato al benessere oltre. Il mio saluto va a tutti gli abbonati del canale YouTube che sostengono assieme a me il progetto multimediale di Ondina Wavelet. In questo progetto, tra le varie finestre, si inserisce anche questa rubrica. E oggi ho il piacere di presentarvi il dottor Patrizio Hermes Barbon. Eccolo qui, Patrizio, buongiorno. Buongiorno Jasmine e E buongiorno a tutti bentrovato. i tuoi ospiti e ascoltatori. Benvenuto, io so che hai un passato bellissimo, sei un medico chirurgo, presti la tua attività in un istituto olistico di medicina olistica, ti occupi di idrocolonterapia e a un certo punto della tua vita hai incontrato l'aloe vera nella forma di una pianta alchemica, di una pianta officinale, forse ancora poco conosciuta e poco valorizzata o non abbastanza. E siamo qui proprio per spiegare alle persone in che cosa consiste questa pianta? Qual è il gel che si estrae? In che modo viene estratto? Quali sono le sue virtù, le sue proprietà? E poi, logicamente, ti darò spazio per parlare del tuo bambino, della tua creatura, che è Easy Detox, che è il percorso detossinante che tu porti in giro per il mondo e che ormai ha visto il test su 70.000 persone che l'hanno provato, me compresa. Da dove vogliamo cominciare? Cominciamo dall'aloe? Sì, possiamo dire che poniamo una base sicura e molto allargata, che è quella che tu hai citato. Come diceva Tim Rohn, il nostro migliore amico è il nostro corpo e quindi tutto ciò che noi facciamo per lui ce lo restituisce. Questo è il fondamento del volersi bene, no? Del capire perché ci stiamo trattando male, come dicevi tu esattamente. L'aloe è un dono della natura. E come sempre noi non apprezziamo mai abbastanza la natura se non quando ci viene a mancare, no? Come in questo momento in cui non possiamo essere liberamente all'aria aperta perché questa balzana idea che dobbiamo restare tra quattro mura per difenderci ci possa aiutare e salvare. L'aloe invece ci può aiutare molto perché effettivamente ha sicuramente delle prerogative che da tempi antichi si conoscono. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, per tornare al concetto di salute, dice che la salute non è solo un benessere fisico, non è l'assenza delle malattie, ma è un benessere anche psicologico e anche sociale, quindi psico-emozionale e sociale. Ecco quindi che se noi stiamo bene socialmente, politicamente, economicamente, stiamo anche bene, diciamo, in senso globale assoluto. E l'aloe ci può portare a questo, è una cosa che ha cambiato la mia vita, ma anche di chi ci segue. Ricordavo prima che nel nostro team sono più di 30.000 persone che utilizzano l'aloe e hanno potuto veder cambiare la propria vita. I fondamenti scientifici sono semplici, contiene delle sostanze straordinarie, dalle vitamine ai minerali, enzimi, coenzimi, ma soprattutto degli zuccheri complessi particolari, che si chiamano ace mannano, per esempio. Sono delle specie di fruttani, di zuccheri che hanno la capacità di modulare il nostro sistema immunitario, di aiutarci in tutte le situazioni un po' difficili. Uno degli aloe che noi utilizziamo contiene per esempio quercetina. La quercetina è stata identificata
l'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi il CNR Nanotech, pochi mesi fa, come una sostanza pari ai farmaci anti-Covid. E quindi questo la dice lunga anche sulle qualità di questo dono della natura poco conosciuto. E poi è un'adattogena. Chiunque può trovare una simbiosi, una implementazione tra quelle che sono le esigenze del proprio organismo e questo prodotto della natura. Cioè si adatta molto bene alle situazioni. Non esiste una dose troppo o poco. L'importante è imparare un concetto fondamentale che è ascoltare il proprio corpo. Meraviglia. Patrizio, questo vuol dire che inserendo nella nostra dieta quotidiana o anche semplicemente adottando l'abitudine di bere succo di aloe vera la mattina appena alzati o magari prima di dormire, già abbiamo nel nostro organismo un qualcosa che lavora a nostra insaputa, lì dove serve, consentendo all'organismo di trarre il meglio dagli alimenti che assumiamo e così via. È questo che stai dicendo? Sì, potremmo rispondere a questa tua osservazione giustissima, Jasmine, dicendo che da milioni di anni antiche popolazioni hanno sempre usato e bevuto l'aloe, anzi lo hanno proprio ingerito e utilizzato. Ma se vogliamo essere più, come si dice oggi, scientifici, e come ho raccontato nelle mie tre ultime presentazioni presso le università italiane, ero 15 giorni fa presso l'Università di Torino a spiegare questo, e cioè che semplicemente l'aloe, tra le sue tante qualità, contiene 250 elementi, di cui 75 sono nobili, quindi è ricchissimo di queste sostanze, che agiscono un po' come in un'orchestra, no? Si accordano l'uno con l'altro effettivamente da solo, con la loro adattogenicità. Però c'è da dire che ultimamente la scienza si sta proiettando in modo veramente molto forte, basta guardare gli esiti di PubMed, cioè la raccolta di tutti gli studi scientifici nel mondo, che c'è un'esplosione di studi sul microbiota. Il microbiota non è altro che il nostro coinquilino, sono 100.000 miliardi di amichetti che abbiamo dentro al nostro corpo, sono più numerosi delle nostre cellule. E questa è una riscoperta incredibile. Perché l'aloe è importante per questi nostri amici? Cioè più li trattiamo bene e meglio stiamo. Quando noi diciamo mangiamo bene, facciamo attività fisica, utilizziamo il nostro secondo cervello, no? L'idrocolonterapia mi ha permesso di conoscere the second brain, il secondo cervello. Più noi facciamo questo e più li nutriamo bene, più loro ci restituiscono in beneficio. Loro sono dei batteri, dei virus e dei funghi che vivono dentro di noi da 6 milioni di anni. Loro hanno 4 miliardi e mezzo di anni. Sono comparsi sulla Terra molto prima di noi. Quando noi siamo arrivati, circa si pensa 6 milioni di anni fa, sono entrati dentro di noi e convivono di noi, ma noi non ce ne ricordiamo. L'aloe è un prebiotico, nutre questo, è uno dei migliori nutrienti per il microbiota. Ecco che stiamo capendo, Jasmine, sempre di più a livello scientifico, perché fa bene l'aloe rispetto a tanti altri elementi della natura. E quindi è una medicina che è stata posta lì, diciamo, alla nostra utilizzo, al nostro vantaggio. Patrizio, ma pensa come cambiando prospettiva e soprattutto informandosi si ridimensiona anche il problema, tra virgolette. Non mi piace chiamarlo così, ma tu ne hai accennato e ne hai accennato in modo così fantastico e così delicato che io direi già abbiamo capito, ci siamo capiti di cosa stiamo parlando. Quindi se soltanto le persone apprendessero questo concetto fondamentale, cioè i virus sono più antichi di noi e quindi sanno molto meglio di noi come adattarsi, come fare, eccetera. Brava. Quindi rincorrerli cercando di difendersi da un qualcosa che sa benissimo dove andare, cosa fare. È un po' come così,
Non lo so, non mi viene in mente la metafora, ma ci siamo capiti. E quindi ecco che noi nel nostro organismo abbiamo il secondo cervello, che è l'intestino, e non solo l'intestino, ma anche tutto il nostro corpo abitato da questi esserini che sanno cosa fare. Sono ospiti nostri, sono in qualche modo parassiti, ma in senso buono, perché tolgono quello che devono togliere per aiutarci a rimanere puliti e si nutrono di quello che noi gli diamo grazie al percorso Easy Detox. Giusto? È una battuta molto bella del professor Gasbarroni, che è uno dei più grandi esperti di microbiota al mondo, è un italiano. Lui dice: quando ti siedi a tavola, ricordati che hai un ospite d'onore. Ecco. E gli ospiti d'onore vanno nutriti e serviti prima, no? Come si fa giustamente nelle culture orientali, per esempio. E ricordarsi che, per esempio, i vegetali, le fibre che noi mangiamo, vengono digerite da loro, perché noi non abbiamo cellulasi, non abbiamo enzimi. Questo è uno degli elementi per capire. Ma il modo più semplice per spiegare a chiunque l'utilità in questo frangente, come tu hai accennato, e io lo dico tranquillamente, l'attacco dei virus cattivi, quelli esterni, è proprio quello di ricordarci che abbiamo le armi più forti per combatterli, e sono i nostri virus amici, che vivono dentro di noi, convivono pacificamente con noi, sono però molto saggi, l'hai detto tu anche prima, no? 4 miliardi e mezzo di anni hanno elaborato, e di sopravvivenza vuol dire che hanno una loro intelligenza nel loro dialogo con le nostre cellule, no? Si chiama gut-brain axis, cioè è l'asse cervello-intestino, e dialoga in continuazione, come diceva Max Gerson. Per cui a un certo Michael Gerson, scusate, che è il nostro attuale scienziato a New York. Perché questo? Perché loro cosa fanno? Cercano di difendere la loro casa, la loro sopravvivenza, quelli che sono dentro di noi. Quindi più li nutriamo, più abbiamo uno stile di vita corretto, facciamo attività fisica, abbiamo un pensiero positivo e ci nutriamo di cose corrette, e più loro diventano forti e ci difendono dai loro nemici, non dai nostri, dai loro nemici. Perché le cellule, scusate, i virus cattivi cosa cercano di fare? Di entrare nelle nostre cellule, di farle morire per nutrirsi e riprodursi. I virus dentro di noi dicono: eh no, io difendo il mio territorio. Quindi, come dice Tim Rorn, sono nostri amici, il nostro corpo è nostro amico. Patrizio, dovresti entrare in tutte le case degli italiani in questo momento, ma non solo nelle loro case, sostituirti agli anchor men, alle anchor women dei telegiornali. Io ho spento la TV, ho fatto così per scelta già 10 anni fa, e ogni tanto lo consiglio proprio caldamente ad amici, a tutte le persone che incontro: spegni la TV, spegni la TV, spegni la radio, perché anche se tu vieni a sapere dei numeri, dimmi che cosa te ne fai a livello concreto, ti aiutano a stare meglio? No, e allora lascia stare, prenditi cura di te stesso, di te stessa. E poi tu giustamente rimarcavi questa cosa, Patrizio, un momento fa: il mondo ha le sue regole o il suo caos in questo momento, e va come va. L'unica cosa che possiamo fare è ricominciare da noi. Perché è vero che noi siamo il riflesso dell'economia, della politica, ma è anche il contrario, anzi. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo è frutto proprio di cristallizzazioni, di convinzioni antiche, di tutto quello che nel nostro subconscio collettivo si è depositato nei secoli. Ed eccolo qui il teatrino. E allora, visto che ne siamo consapevoli, perché non cambiare musica? Cambiamo stazione radio. Sintonizziamoci sulle frequenze giuste. Io ricordo che con te ho realizzato un bellissimo episodio. Ti ricordi sulle frequenze, sul fatto che noi possiamo difenderci anche grazie a questa consapevolezza, alle ricerche di Masaru Emoto? Ci eravamo proprio incontrati a metà strada tra il mio progetto e il tuo, che è Hermes Group. Quindi ripartiamo da noi e cominciamo dalle cose semplici. E la cosa più semplice è aprire il frigo e trovare l'aloe vera Barbadensis Miller a disposizione, bevine un sorso in mezzo alla giornata. Alla fine che fa? Riporti il tuo corpo in condizione di poter reagire a tutto quello che esternamente non va bene per rafforzarti
È un regalo che gli fai, è un regalo che fai a te stesso alla fine. Grazie mille per tutte le informazioni. Poi ci aspetta, Barbara De Corte dice anche... Ecco, guarda, Patrizio, voglio condividere col pubblico alcune cose carine che scrivono. Ciao Jasmine, buongiorno Patrizio, grazie per queste meravigliose informazioni che mettete sempre a nostra disposizione. È un vero piacere, perché quando si tratta di parlare di valori e di cose belle, siamo sempre qui. Allora Patrizio, abbiamo parlato di aloe e delle sue proprietà. Abbiamo accennato anche al percorso Easy Detox. Siccome parte tra pochi giorni, magari possiamo incoraggiare qualcuno a intraprendere questa avventura con noi. C'è ancora un po' di tempo. Ne parte uno ogni mese, so, questo io so, e quindi possiamo accompagnare le persone a vivere questa esperienza. Vuoi ancora implementare un po' questo argomento riguardo a questo percorso che tanto bene sta facendo nella vita di persone che poi magari lo concludono e ci hanno comunque guadagnato delle nuove abitudini, la passeggiata quotidiana, il movimento fisico, alzarsi presto al mattino, cioè sono piccole cose che migliorano la vita. Certo, e, tu dicevi prima potremmo sostituirci agli anchorman o ai mass media. Non c'è bisogno, Jasmine, noi siamo speciali, no? E sappiamo che abbiamo delle armi molto più importanti, delle energie molto più potenti. Easy Detox è una di queste. Noi non parliamo, facciamo fare esperienza. Tutti siamo in grado di capire e di sapere. Tutti abbiamo la consapevolezza dentro e anche abbiamo la conoscenza. L'importante è risvegliarla. L'esperienza la risveglia. Easy Detox che cos'è? Una decina di giorni insieme. Noi abbiamo dei gruppi, come dicevi, due volte al mese. Adesso ne avremo uno l'8 di aprile. Il 22 di aprile, poi andremo al 6 maggio, al 20 maggio, in cui ci raccogliamo in Italia tutti insieme, veniamo seguiti da me, dalle guide e da Luisa che dirige bene queste esperienze a casa propria, tra le proprie mura, oppure anche al lavoro, e si fa esperienza di come, diceva in questo momento, mi hai fatto vedere il messaggio di Barbara, no? E diceva amarmi, effettivamente di come volerci bene per 10 giorni, ma in quei giorni, Jasmine, come tu ben sai, si capisce tutto, senti proprio il tuo corpo che ti spiega come combattere le cose brutte, come migliorare la propria vita e ci ricorda quello che è più importante per la nostra esistenza, e cioè volere bene a questo nostro corpo e noi stessi per avere un ritorno incredibile. Poi si impara tutto, si impara anche l'energia del chi, del chi, che dice che dobbiamo essere equilibrati, non dobbiamo farci sopraffare da quello che sta succedendo in questo momento, perché come diceva i grandi filosofi come Giovan Battista Vico, ma anche i grandi fari della nostra civiltà come Einstein, che diceva che i momenti di crisi non debbono abbatterci, non debbono farci angoscia o paura, perché sono dei cambiamenti. Dopo la peste ateniese, come diceva Tucidide, non è stata la peste a distruggere Atene, ma è stata la paura della peste. E lo stesso è successo con la peste nera al Medioevo. Però dopo cos'è arrivato? È arrivato, dopo Atene, è arrivato il glorioso Impero Romano, e dopo il Medioevo è arrivato il Rinascimento. Quindi non dobbiamo temere questo momento, stiamo già facendo, stiamo tutti agendo, Jasmine, e i frutti si vedranno. Si impara anche la pazienza e lì c'entra il fegato. Sai, Patrizio, stamattina parlando con persone virtuose come te, Maria Luisa, mi sono imbattuta in un imprenditore che diceva: io ho imparato che nella vita ci sono due tipi di eventi. L'evento che è un'opportunità per gioire, ed è l'evento che noi classificheremmo come positivo, e l'evento che spontaneamente noi definiremmo negativo, che è invece l'opportunità per imparare. Vedi che da quest'ottica tu preferisci gioire tutto il tempo, imparare tutto il tempo, cos'è che ti piacerebbe fare? Allora, da questa prospettiva, noi impariamo ad accogliere della nostra vita tutto quello che accade con un'altra predisposizione d'animo.
Siamo aperti al cambiamento. Impariamo a renderci responsabili in toto delle nostre scelte, delle nostre decisioni. Mettiamo la salute al primo posto, perché abbondanza vuol dire questo. Cioè l'abbondanza personale è rendersi conto che quando hai un tetto che ti copre la testa e hai qualcosa da mettere a tavola, è già qualcosa di importante. Quando sei animato da valori, di che cosa hai paura se questi valori sono il tuo faro nella nebbia? La crisi, si sa, è un'opportunità, una grande opportunità. E il periodo storico che stiamo attraversando, Patrizio, in assoluto, è il periodo che, se consapevolmente avessi potuto scegliere di viverlo, l'avrei proprio detto. Quel periodo lì voglio io, quello lì, il più difficile di tutti. Sono sicura che questo periodo è più delicato di quello che hanno vissuto i nostri nonni. Guarda cosa arrivo a dirti, perché è molto particolare nelle sue implicazioni. Ok? Cioè questa cosa non sta avvenendo allo stesso modo, con gli stessi strumenti, ma è molto più nascosto forse anche. Ok? E quindi eccoci qui, pronti a rinascere a noi stessi, pronti a rimetterci in discussione completamente. Questo silenzio, questo momento di stasi, voluta, non importa, facciamone un'opportunità straordinaria per diventare delle persone migliori. Facciamo questi percorsi proprio per questo, proprio per quello che tu hai detto, Jasmine. Diamo un'assistenza gratuita per 10 giorni, e insegniamo alle persone come ripulirsi, e ogni tanto fa bene ripulirsi, insegniamo come detossinarsi anche di tante cose anche mentali e psicoemozionali. Le persone fanno un'esperienza fantastica, condividono con gruppi WhatsApp questi loro cambiamenti e effettivamente è un'occasione incredibile e la viviamo tutti insieme. Quindi sicuramente qui si acquisisce molta forza, molta serenità, e la possibilità anche di sentirsi uniti in questo momento e di condividere la trasformazione di questa opportunità, come dicevi. Meraviglioso. Hai detto tutto. Che cos'altro vuoi aggiungere? Aspetta, una cosa magari l'aggiungerei, giusto per... Sono le 11:33, volendo abbiamo altri 11 minuti, Patrizio, se ti venisse in mente qualche cosa. Allora, visto e considerato che siamo a casa, la maggior parte di noi è a casa, e la maggior parte di... diciamo così, delle persone che magari ci stanno guardando in questo momento, magari sì, magari no, non lo so, io butto il sassolino, tanto a chi risuona, risuonerà. Magari c'è qualcuno che in questo momento cerca un'opportunità per esprimere se stesso, migliorare il proprio stile di vita e diffondere questa filosofia di vita ad altri. E quindi, in questo senso, si può aprire una porta interessante anche sotto il profilo dell'opportunità di lavoro. Un lavoro. Ma guarda, io ho avuto la fortuna di conoscere molti anni fa Vincenzo Muccioli. Mm-hmm. E avendo, diciamo, praticato le mie esperienze di neolaureato in medicina e chirurgia anche in attività particolari, diciamo, no? Nelle comunità, aiutando questi ragazzi e anche in un ambito di detenzione. Quindi ho fatto delle esperienze molto forti, perché ho dato una mano in queste situazioni, ma ho imparato tantissimo. Ecco, prima hai toccato questo argomento un pochino dell'imparare nella vita, con quanto ti ha detto questo professionista con cui hai avuto questo confronto. Come dice il saggio, la vita è fatta di insegnamenti, no? E quindi o si impara con l'intelligenza e quindi fai dei percorsi, approfondisci, o a volte si impara anche con la sofferenza. Succede. La malattia è un'opportunità anche quella, eh? Qualcuno la chiama benettia. Tornando però all'esperienza che ho vissuto in queste comunità con Muccioli, ho conosciuto tante persone che avendo trovato un aiuto, un sostegno, una spalla molto forte con Vincenzo, si erano liberati da questa china
che li portava nel mondo buio, della negatività, del voler dimenticare e cancellare una certa realtà con la droga. Ma lo stesso succede anche con l'alcolismo, cioè con le dipendenze, in cui non sei più tu a scegliere, ma è qualcos'altro che sceglie per te. E queste persone poi avevano colto l'opportunità, Jasmine, come dicevi tu, e hanno detto: guarda, io sono stato aiutato, adesso io aiuterò altre persone. Bene, l'esperienza che stiamo facendo noi si chiama Academy, si chiama Ernest Group, sono, come ti dicevo prima, alcune decine di migliaia di persone che hanno seguito questi percorsi che noi facciamo, hanno trovato dei giovamenti, l'hanno proprio provato sulla loro pelle, sono stati aiutati inizialmente da noi, è stato un passaparola, e poi hanno detto: io lo vorrei fare anche con altre persone. Poi, come tu ben sai, Jasmine, vogliamo chiamarlo l'universo, la vita, ti mette davanti anche delle opportunità, ed è capitata un'opportunità di un signore che coltivava questa aloe per amore, proprio sono più di 40 anni che lui fa solo questa cosa, lui con la sua famiglia coltiva un aloe straordinario, che è diventato il numero uno al mondo, e lui ha creato un sistema sociale di ritorno. Lui lavora con 160 paesi nel mondo, quindi dà l'opportunità in questi paesi di restituire questi benefici con altre persone, e quindi la possiamo chiamare una professione. Mm-hmm. Io che cosa ho creato? Ho creato Hermes World, proprio è un mondo, è la struttura nella quale mi trovo ora, sono quasi 400 metri quadri in cui ho creato il mio sogno, cioè la clinica senza letti, senza medicine, senza strumentazione, dove invece di fare quello che tanti miei colleghi fanno molto bene, cioè curare la malattia, io qui aiuto le persone a prendersi cura della propria salute, che è quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E qui ho queste persone che mi stanno aiutando, hanno un compenso per questo che gli arriva da questa struttura, con grandi vantaggi. E quindi, se l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva sì, ok, una persona che sta bene, no? Pensiamo in certe nazioni, Jasmine, come il terzo mondo, come paesi anche che non hanno un grande sviluppo, loro giustamente ci dicono sì, va bene, io mangio poco già, posso mangiare bene, posso pensare bene, fare attività fisica, ma se non ho un sostegno e una libertà economica, certo, soffro un po' di più. Bene. Noi abbiamo voluto partecipare a questo grande progetto mondiale e col passaparola, come dicevi tu, stiamo dando in questo momento non solo opportunità di salute, ma anche opportunità lavorativa molto libera e molto e non impegnativa e senza investimenti. Quindi noi facciamo formazione gratuita, continua, e portiamo le persone quindi a stare bene a tutti i livelli. Quindi grazie per averci dato l'opportunità anche di far sapere questa cosa, perché può aiutare tante persone. Certo, e questo è il mio obiettivo, Patrizio, lo sai. Sono onnicomprensiva. Ogni persona che fa qualcosa mossa da un ideale, da una visione, da una progettualità che include, ecco, altre persone ed è volta a elevare il livello qualitativo della propria vita, il benvenuto nei miei spazi sul canale YouTube. Quindi sappi che sei stato e sarai il benvenuto quando vorrai tornare a trovarci. Sono le 11:40, è prestino. Vorrei ricordare una cosa importante. E Paola giustamente ha commentato. E prossimo Easy Detox in partenza del nostro gruppo oltre il 10 aprile. Grazie di avermelo ricordato, tra l'altro in sovrimpressione vedete il mio numero telefonico, quindi chi ha ricevuto da questo dialogo, da questo appuntamento, da questo incontro ispirazione e dice: caspita, sotto tutti i fronti io posso prendermi cura di me, decidere di assumere aloe perché è una pianta alchemica trasformativa
che gli antichi conoscevano molto bene. C'è chi dice addirittura che, visto che il tempo è un'illusione, qualche marziano, chi lo sa, dal futuro sia arrivata per aiutarci, venirci incontro proprio qui nel momento storico che stiamo vivendo. Oppure intraprendere un percorso detossinante, qui apro e chiudo una parentesi, Patrizio, lo dico spassionatamente. E qui ti faccio pubblicità perché è un vantaggio reale che io ho avuto. Sai qual è stato il vantaggio più grande che io ho avuto dal mio percorso Easy Detox? Sentiamo. Sentiamo. Si vede che non hai ascoltato, non sei stato attento. A me, ma no. Voglio sentirlo ridire. Da hai altre. Allora, ho raccontato, racconto quasi sempre, che ho smesso di portare gli occhiali. Io non porto più gli occhiali. È una coincidenza? Può darsi, perché se fisicamente siamo connessi alla nostra anima, al nostro spirito, insomma in qualche modo c'è un tutt'uno, ecco Paola che ancora sta dicendo l'ispirazione apre molte vie, accende soluzioni. Semplicemente mi sono accorta un giorno, ero in automobile, dicevo dove sono gli occhiali, come mai non ho messo gli occhiali, non li ho più messi. Gli occhi, quelle che sono le cose che ci hanno insegnato l'antica medicina cinese, gli occhi sono legati al fegato prevalentemente, come invece l'udito è legato ai reni. Quindi vedi che ogni organo, e questo noi lo spieghiamo nelle nostre formazioni, no? La correlazione tra gli organi e quella che è la psicosomatica, l'emozionalità. Ma vedi, tutto è meraviglioso, io non sapevo questa cosa, Patrizio. Il mio fegato ha gioito, è stato il suo modo per dirmi grazie. Noi facciamo vedere nel nostro insegnamento, nella nostra Academy, spieghiamo proprio le correlazioni tra l'autostima, il giudizio, l'impazienza, la rabbia, tutto è legato anche, ma è un tutt'uno, e tu e Paola siete sicuramente molto brave ad essere collegate sia a quello che sono le valutazioni che vanno a livello di energie, di spiritualità, ma anche con i piedi per terra. E quindi, ma vedi, Easy Detox ha raggiunto 70.000 persone da quando io molto semplicemente l'ho presentato all'Expo di Milano nel 2015. Mm-hmm. Quindi neanche a breve saranno 6 anni, abbiamo fatto 70.000 persone, ma non perché abbiamo dietro una macchina pubblicitaria, è stato il passaparola, perché chi ha fatto questi 10 giorni ha fatto una scoperta come la tua, ma ce ne sono tantissime. C'è chi ha smesso di prendere determinati farmaci parlandone con i loro medici, chi invece ha avuto dei grandi miglioramenti a tanti livelli e ne ha parlato con altri. Mm-hmm. Quindi il passaparola. Quindi il consiglio che io do è: chiamate proprio quella Paola che avete visto, Paola Ferraro, che è, diciamo, nel backstage, no, di tutta la nostra attività. Jasmine, tu con questa grande iniziativa di divulgazione, io che continuo insomma a stimolare la ricerca su questo ambito, ma Paola è un punto di riferimento che tutti quelli che ci stanno ascoltando possono contattare per saperne di più su questa cosa, perché lei sta creando un movimento incredibile, positivo e straordinario, quindi anche lei è molto entusiasta. Anche per esempio, a me è arrivata una cosa che con molta umiltà ho preso, cioè io non sono andato all'università perché sono medico o perché ho qualche canale, io sono un medico di provincia molto semplice che però divulgando questa cosa ogni mese con una diretta che faccio online, come fai tu Jasmine, ho una web TV nella mia sede, e questa cosa viene ascoltata anche all'estero. Un giorno a Los Angeles si trovava un professore universitario italiano a trovare il figlio, e il figlio gli ha detto: papà, tu che te ne intendi? Ascolta questa presentazione di questo dottore, di questo Easy Detox, dimmi che ne pensi. E questo professore universitario, ce ne sono ancora, illuminato, ha detto: voglio provarlo. È tornato in Italia, lo ha provato, ha visto cose del genere come quella che hai raccontato tu, ed è venuto a trovarmi nel mio studiolo, il medico di provincia, e mi ha detto: io voglio che tu venga all'università a parlarne. Chiaramente io mi sono un po' schernito, ho detto: ma guarda che io non sono un
docente universitario, e invece è la terza presentazione che facciamo, perché chi ci ha ascoltati, gli allievi, sono stati entusiasti e adesso vogliono anche che proseguiamo. Quindi vedi, come dicevi tu prima, Jasmine, l'energia crea energia, è un volano, basta crederci, essere sereni, tranquilli e anche stare tra di noi. Ecco che Easy Detox si fa in gruppo con WhatsApp online proprio per questo, perché lo sharing, la condivisione, noi siamo qui per condividere, non siamo qui per chiuderci in casa, per isolarci o per mascherarci, siamo a questo mondo per comunicare, per condividere queste bellissime cose, e noi continuiamo a farlo. Ti adoro, solo per quello che hai detto, per le ultime due. Certo, anni. Noi non abbiamo paura, vero Jasmine? Troviamo sempre il piano B o il piano C. Ma certo Patrizio, è così, e ti dirò di più. Devi sapere di me una cosa, sono una visionaria e lancio sempre molto in alto l'asticella, perché il mio pensiero è questo: se anche raggiungessi un decimo di quell'altezza, sarebbe comunque di più di quanto raggiungerei se io non avessi aspettative o mi accontentassi e così via. Quindi esagero nelle mie esternazioni e lo rendo pubblico, perché poi mi sento obbligata a fare davvero quello che prometto. Poi il tempo può essere quello che è, cioè magari ci vorranno 20-30 anni, magari un mese, non lo so, Dio lo sa, io intanto... Never say never. Io intanto come diceva Jung, arriva lo scarabeo improvviso, quando non te lo aspetti, tu accumuli e dici, ma quando arriverà? Arriva quando è il momento. Ma voglio aggiungere una cosa molto forte a quello che hai detto, Jasmine. Vai. Sì, tu hai sicuramente questa capacità. Perché? Perché come tanti siete chiamati a stimolare la stessa capacità in tutti gli esseri umani, perché tutti possono raggiungere. Tu ci hai lavorato, ci hai creduto, hai fatto delle scelte nella tua vita, e quindi, come ho fatto anch'io, abbiamo smesso di... E ho rinunciato a molte cose. Certo, certo. Perché è importante dirlo. Cioè, tutti noi abbiamo le stesse chance. Dobbiamo essere disposti a... Detto così sembra una cosa drammatica, in realtà non lo è. Pagarne il prezzo significa, per esempio, rinunciare al weekend di nulla, e quando dico nulla dico magari un'uscita che non ti ritempra, ma che ti fa tornare a casa con la sensazione di avere perso il tuo tempo. E il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Come dicevi tu giustamente, questo è il momento di creare un gruppo di pari. Un gruppo di persone che vibrano alla nostra frequenza, e tenerci stretti gli uni agli altri, aiutarci, supportarci, non competere. Non esiste la competizione, questo è un concetto strasbagliato che ci è stato proprio inculcato fin dalla gestazione. Non si capisce perché devi essere il più bello, il più bravo, dimostrare questo, di questa, quella. Balle! Perché alla fine siamo ricchi tutti se tutti diamo il nostro contributo alla crescita comune o alla crescita degli altri. E non è ideologia questo, io sono apartitica, religiosa, sono al di fuori di qualsiasi sistema, i miei viewer lo sanno, sono libera, una libera pensatrice, libera come l'aria. Quindi dico quello che penso, è stato bello averti qui, Patrizio. E torna presto a trovarci, vediamo se c'è... Guarda Paola cosa dice. Dice: un grazie a tutti i consulenti del benessere oltre che potete contattare per saperne di più. Jasmine in primis, amore dolce. Aloe Vera e Easy Detox sono strumenti eccezionali alla portata di tutti. Grazie Paola. Grazie a Paola che ha combinato questi incontri virtuosi. Vedi, lei intesse, non hai idea di quante persone mi presenta. O parte da me verso gli altri o dagli altri, e lei è il porto di mare che smista, sai? Cioè, questo con questo, matcha, fa delle magie incredibili. Senti, Patrizio, come possiamo concludere? Ah, tienimi compagnia un momento. Eroi, voglio dirvi questo col cuore in mano. Io sono felicissima di avervi a mio fianco. Un saluto speciale stamattina va a tutti coloro che supportano il progetto multimediale che si appoggia su questo canale YouTube.
Molto presto è già iniziato un nuovo modus operandi, cioè ci saranno meno appuntamenti settimanali, più concentrati. Cercherò di curare la qualità al meglio che posso. Devo fare qualcosa di concreto per far sì che il progetto di Ondina prenda vita e si libri in volo. Quindi chi vuole continuare a seguire, segua. Iscrivetevi al canale, condividete i video di valore che vi piacciono, spargete la voce, questo è un canale di valori e di valore, di nient'altro, che non è poco. Detto questo, l'appuntamento è a venerdì prossimo e come ti dicevo, Patrizio, ti tiro in ballo un momento, vedi la mia visionarietà come si manifesta, siccome so che molto presto le persone saranno libere di uscire con la bella stagione, di divertirsi con i loro amici, di ritrovarsi, di abbracciarsi, eccetera, eccetera. Ho anticipato gli orari, non saranno più alle 22:30, ma alle 21:30, quindi segnatevelo perché il live reading l'ho fatto in diretta, ma ero praticamente da sola, nessuno sapeva che ero in anticipo di un'ora. Quindi sappiate che tutti gli appuntamenti serali sono anticipati alle 21:30. Se volete che il progetto sia anche vostro e camminare con me, a braccetto, abbonatevi al canale. Avete tre fasce tra le quali scegliere e quindi siete liberi di fare secondo quello che il cuore vi consiglia di fare. Patrizio, è stato molto bello. Salutaci tantissimo Maria Luisa, che speriamo di vedere, magari una prossima volta invitala con Certo. te, dividete lo schermo. Guarda che noi possiamo stare fino a 11 persone, fino a 10 o 11. Bene. Stanza. Quindi possiamo essere anche in più persone, anche un dottore che tu volessi invitare o qualcuno che tu ritieni possa dare del valore aggiunto e rincarare, diciamo così, in senso buono la dose, no? Di Certo. cose belle e naturali di cui parliamo. Sentiti libero, ti do carta bianca per portare chi vuoi portare con te. Ok? Gli appuntamenti li abbiamo già detti. A questo punto, ragazzi, il prossimo Easy Detox per quanto riguarda Paola e me parte il 10 aprile. 10. Vuoi ricordare le tue date anche, Patrizio? Perché magari. Io ricordo, ma Paola è bravissima a fare questo e a organizzare. Io ricordo a tutti quelli che ci ascoltano, perché noi siamo qui per loro, e quindi il cappello, la conclusione al messaggio che oggi abbiamo cercato di dare potrebbe essere questo, se sei d'accordo, Jasmine. Tutti potete apprezzare quello di più, quello che abbiamo detto. Tutti potete avere delle visioni. Io confermo quanto Jasmine ha detto. Se dal mio punto di vista, della mia esperienza, di come io ho vissuto la medicina, se ripulite il vostro corpo, perché il corpo non è un rimorchio che ci portiamo dietro, ma ha un suo senso, ha un suo valore che va oltre la materialità. Quindi trattate bene il vostro corpo, gli organi, fate i percorsi oltre e capirete come effettivamente è come se si abbassasse un livello di tossicità ed emergessero delle visioni, delle consapevolezze, delle serenità, delle tranquillità, ma anche delle energie. Noi il 16 di aprile ospiteremo tutti i grandi sportivi italiani. Pensate, abbiamo adesso anche come guida che lavora con noi un altro sportivo, oltre alla capitano del Milan e alle medaglie d'oro Oscar De Pellegrin, Willy Fuksova, che sono degli sportivi italiani olimpionici. Avremo anche Antonietta Di Martino, che è entrata nel nostro team. Pensate, è quella ragazzina che ha attualmente su di sé il record italiano di salto in alto, ha battuto Sara Simeoni, quindi, e che racconta la sua esperienza con Easy Detox, 16 di aprile. Che spettacolo! Patrizio, non vediamo l'ora, 16 di aprile. Allora, magari, beh, A sicuramente. Paola il compito di ospitare, di darvi il link. Esatto, era quello che stavo dicendo, era quello a cui stavo arrivando, quindi sicuramente provvederò non appena avrai il link a condividere con i miei contatti e qui sui social, insomma, da parte mia puoi contare su di me per la massima diffusione. Detox è mondo dello sport e dell'attività fisica. Ecco, spettacolare. Patrizio, è stato bello finché è durato e durerà per sempre per quanto mi riguarda. Ci vediamo presto. Volentieri. Intanto continuiamo a renderci
come siamo disponibili a essere ambasciatori della vision che portiamo nel cuore. C'è Paola che ancora dice qualcosa, ma direi a questo punto possiamo salutarci. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alle 11.11 sul canale YouTube Jasmine Laurenti, in live streaming contemporanea su Twitch, su Patreon. Trovate il video in differita disponibile per sempre anche su Library e su Rumble e sui social vari. Ciao Patrizio, è stato ciao, bello. Grazie e buon detox a tutti. Grazie, grazie mille.